sono praticamente seduta sul pavimento e guardavo un pochino il mio book di disegni, li facevo scorrere ed ho pensato: perché non ricreare un drago come questo, però con la sanguigna a tecnica mista? Visto che vi avevo accennato qualcosa già sulla sanguigna, come si effettua il chiaroscuro con questa, ma in realtà non ci sono sul mio canale disegni realizzati con la sanguigna. E quindi, sigla! Sto utilizzando il mio book da disegno ed è un book che contiene dei fogli semiruvidi. Abbiate pazienza, ma non mi ero proprio accorta di avere la videocamera girata al contrario, ma non preoccupatevi perché presto cambierò l'inquadratura. Replicherò il disegno, quindi abbozzerò di nuovo lo stesso drago con una matita dura per lasciare un segno leggero che mi permetta di intervenire successivamente con la sanguigna, senza che questo si intraveda. Inizio a dare una prima stesura con la sanguigna e poi interverrò con la 7B. Mi concentro prima sulla testa del drago per poi passare al resto del corpo. Per evidenziare i volumi e per dare l'effetto di chiaroscuro in base alla mia tecnica, cerco non solo di lavorare per sovrapposizione di campiture, ma in particolar modo gestisco la pressione dello strumento sul foglio, in questo caso della sanguigna. Un foglio dalla trama semiruvida che ne cattura bene il pigmento. La sanguigna ha una consistenza molto grassa e per questo si consuma rapidamente. Va spesso temperata, ma devo dire che io personalmente la porto al limite quando si tratta di coprire campiture molto ampie. Però, quando disegno i particolari, ovviamente la punta deve essere ben temperata. Creare l'effetto della venatura, prendo la sanguigna e la tempero bene, dopodiché parto da un punto dell'ala e con un segno ben deciso, con una pressione abbastanza forte, traccio delle linee con mano tremolante e via via che vado avanti allento la pressione sul foglio.
Dopodiché prendo la grafite e vado a scurire gli spazi, o meglio le zone dove si incontrano le venature, per dare un pochino più di realismo, ecco. Intervengo con la matita soprattutto per scurire quindi le parti più ombreggiate e per evidenziare e mettere in risalto i volumi. E anche qui, per ricreare l'effetto della venatura, parto proprio da quello che è l'osso dell'ala e con mano tremolante traccio altri capillari, ecco. E dopodiché vado a definire bene le zone più scure e quelle più chiare. Qualcuno addirittura la marchiamo anche di più. Facciamo un pochino più lungo, visto che un po' più grande, visto che questa è più vicina rispetto all'altra. Thank you.
Bene, arrivati a questo punto, io direi che possiamo tirare fuori gli effetti di luce aiutandoci con la gomma pane. La gomma pane è piuttosto appiccicaticcia, quindi andandola a mettere a contatto con il foglio e facendo un pochino di pressione riesco ad asportare il pigmento in eccesso o il pigmento che desidero prelevare proprio per rendere più luminoso il disegno. Bene ragazzi, convinta che un disegno non è mai completo fino in fondo, non è mai finito, dico sempre che a un certo punto bisogna pur smettere. E spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che possa tornarvi utile. Fatemi sapere quale tra i due draghi preferite, se questo con l'effetto sanguigna o l'altro con l'effetto grafite. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima su Arte da 1005. Ciao! Un momento, se all'interno del mio book ci sono dei disegni che magari avete intravisto, alla quale siete interessati e volete sapere come li realizzo e con quale tecnica, basta che me lo fate sapere sotto nei commenti, sarò molto molto felice di realizzarne un video. Ciao!